Poracci, c'è poco da fare, le mod del Re Engine mi fanno spaccare in due. Endless Walls è stato il più rapido di tutti a riconoscere Resident Evil 3 Remake, ha battuto pure quella scheggia di sofficino action, mentre ci sono state tantissime risposte geniali, ma questo scambio in particolare mi ha fatto morire. Hermes, totalmente a random, scrive Banana Joe, al che Marco risponde Banana Jill, pure con un punto in mezzo. Perché? Perché sì, sono fiero di tutto questo nonsense, bravi. Va bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Come in, Major Briggs, this is Lieutenant Sonya Blade. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ad aver ricevuto le 3 stelle Michelin. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché andremo ad analizzare le prime recensioni di Switch Sports e parleremo del futuro di Mario Strikers e anche del sistema di prove gratuite introdotto col nuovo PlayStation Plus. Prima di iniziare però vi invito ad abbracciare forte il vostro GameCube, date un bacio in fronte al vostro Nintendo DS e promettete alla vostra Switch che tornerete molto presto. Bene, è giunto il momento di mettersi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. In descrizione trovate tutti i link. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, iniziando in modo molto poraccio. Domani partirà ufficialmente una nuova campagna sconti su eShop, vediamo cosa possiamo aspettarci questa volta. Dal 28 aprile all'8 maggio, Nintendo farà partire una campagna sconti che coinvolgerà migliaia di titoli in saldo fino al 63%. Sappiamo poi come va a finire, eh? I titoli in sconto sono sempre gli stessi e non tutte sono delle offerte imperdibili, ma varrà comunque la pena dare un'occhiata approfondita a cosa avrà da offrirci l'eShop. Intanto stanno circolando i primi nomi in sconto, i più importanti, e direi che per ora non c'è nulla che non si sia già visto o qualcosa per cui valga la pena strapparsi i capelli. Anche perché direi che non mi pare il caso. Vi terrò comunque aggiornati sugli shorts e anche su Telegram. Quando pensavamo che Sega non potesse in alcun modo peggiorare la campagna marketing relativa al pre-order di Sonic Origins, ecco che la storica rivale di Nintendo se n'è uscita con una mossa che ha fatto storcere il naso ancora una volta a tutti quanti. Sega ha deciso infatti di far sparire dagli store digitali qualsiasi versione precedentemente in vendita dei classici giochi di Sonic offerti singolarmente. In questa operazione di cancellazione non saranno coinvolte la collection Sega Ages e la libreria Mega Drive su NSO, però diciamocelo, non è proprio un gesto elegantissimo. E visto che in tanti mi avete chiesto quale fosse il senso di una collection come quella di Origins, quando era facile reperire legalmente i vari giochi presenti all'interno della raccolta, beh, direi che Sega con questa mossa vi ha risposto. E ora prendiamoci un attimo per festeggiare i 30 anni di Kirby, anniversario ricordato non senza sorpresa anche da Nintendo. Sì, insomma, l'unico compleanno che si sono scordati è solo quello più importante di tutti. Ma vabbè. Il 27 aprile 1992 usciva in Giappone il primo platform della pallina rosa, il leggendario Kirby's Dream Land. Tra l'altro, lo sapete perché nella versione occidentale sulla copertina Kirby è in bianco e nero? Perché Miyamoto e Sakurai non erano d'accordo su quale fosse il vero colore di Kirby e il team di localizzazione, non sapendo cosa fare, prese come punto di riferimento il gioco su Game Boy, l'unico disponibile. Comunque tanti auguri a Kirby e speriamo che Kirby e la Terra Perduta sia solo l'inizio di una serie di successo di platform in 3D. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Sono uscite le prime recensioni di Switch Sports e io ve lo dico, poracci, secondo me ci troviamo di fronte a una situazione paradossale, ma che in realtà è in pieno stile Nintendo. Allora, le prime recensioni parlano di un titolo fatto di alti e bassi, che da una parte riesce a ricreare quel tipo di esperienza e divertimento che associeremo per sempre a Wii Sports, ma che dall'altra non fa assolutamente nulla per aggiornare un concept tragicamente fermo a 15 anni fa. Mi sembra di capire che il più grande problema in assoluto sia la totale assenza di contenuti pensati per il single player, elementi che erano stati integrati nelle successive iterazioni della serie Sports, come Resort e Club. Per intenderci, mancano anche delle sezioni appositamente pensate per i tutorial, che si riducono a delle brevi sequenze interattive in apertura dei vari sport. A livello di varietà poi sono state confermate le impressioni delle anteprime, esclusa qualche piacevole eccezione come il calcio, l'unico momento di gameplay che si discosta dall'impostazione semplice e immediata per
proporre un qualcosa di più strutturato a livello di controlli, molto più simile a un Rocket League che al calcio vero e proprio, non c'è nulla che non sappia di già visto e si ha la sensazione che dal Wiimote ai Joy-Con non è che siano stati fatti tutti questi passi in avanti in termini di motion control. Ma la cosa più assurda di tutte è che Nintendo ha fatto recensire il gioco senza possibilità di accesso all'online, che sarà disponibile solo dal day one. Per dirvi, anche la progressione e la personalizzazione del proprio avatar sono esclusive del gioco online, quindi sostanzialmente è come se avessero fatto recensire un'anteprima. Insomma, non so quanto possiate fidarvi di eventuali voti. Nessuno al momento ha potuto provare il reale potenziale del gioco, se non in split screen, ma sappiamo benissimo che l'esperienza online è da sempre il tallone d'Achille delle produzioni Nintendo e un gioco che ruota tutto attorno a un'infrastruttura online che non viene resa disponibile durante il periodo di recensione, beh, un po' di dubbi li solleva. Voi poracci cosa ne pensate? Siete ancora in hype per Switch Sports? C'è un altro sportivo però che negli ultimi mesi ha fatto parlare parecchio di sé. E si tratta del ritorno di Mario Strikers con il terzo capitolo, Battle League. E attenzione perché ci sono novità interessanti. Gli aggiornamenti in realtà non sono sul gioco vero e proprio, visto che del cattivissimo calcistico con protagonista Mario e compagnia bella sappiamo ancora ben poco all'infuori del trailer di presentazione svelato durante il Direct dello scorso febbraio. Da qui a giugno di sicuro verremo inondati di informazioni, per ora però quello che sappiamo per certo è che Next Level Games è già andata avanti e sta gettando le basi per nuove produzioni targate a Nintendo, tanto da aver iniziato a reclutare nuovi membri all'interno del team. Sui profili social dello studio sono comparsi infatti degli annunci di lavoro mirati a due professionalità specifiche, Performance e Tools Engineers, oltre che un Junior VFX Artist e un Character Artist. Non sappiamo nulla dei prossimi progetti dello studio, ma sapere che sono già al lavoro su qualcosa di nuovo è una bellissima notizia. Stiamo parlando in fondo di uno dei gruppi più talentuosi a disposizione di Nintendo, un team che recentemente ci ha regalato quella perla di Luigi's Mansion 3. A questo punto le scommesse sono aperte. Quale sarà il prossimo progetto di Next Level Games? Un nuovo Luigi's Mansion, il ritorno di Punch-Out oppure Federation Force 2? Vi aspetto nei commenti con le vostre poro prediction. E chiudiamo con degli aggiornamenti riguardanti il nuovo PlayStation Plus, perché ci sono sia delle notizie positive che negative, o almeno che potenzialmente potrebbero essere negative. Il sito di Game Developer ha infatti pubblicato un articolo dove viene affermato che Sony avrebbe iniziato a comunicare agli studi di sviluppo le nuove politiche relative alle prove dei giochi che saranno incluse con il tier premium dell'abbonamento al Plus. Sostanzialmente tutti i giochi venduti a un prezzo superiore ai 33€ dovranno mettere a disposizione una prova a tempo agli utenti premium. Queste dovranno durare almeno 2 ore e non coinvolgeranno i giochi VR. Dovranno essere pubblicati entro e non oltre 3 mesi dall'uscita del gioco e garantire una permanenza sul Plus di almeno 12 mesi, una prospettiva interessante che di caso in caso potrebbe essere sostituita con delle demo più tradizionali, previa approvazione di Sony. Immagino solo che un compito del genere non sarà semplicissimo da portare a termine per piccoli studi di sviluppo con risorse limitate, ma dal lato del consumatore si tratta di sicuro di una prospettiva interessante per farsi un'idea concreta sui giochi prima di un eventuale acquisto. Certo, non siamo al livello dei AAA al day one sul Game Pass, ma comunque come soluzione secondo me è un buon compromesso. L'altra notizia invece è che, come ha fatto notare un utente su Reddit, ci sono circa 60 titoli sul PlayStation Now la cui scadenza è prevista per maggio 2022, sostanzialmente in concomitanza con l'approdo del nuovo servizio. Tra questi nomi ci sono anche parecchi titoli di un certo spessore e tra tutti spiccano molti giochi di Sonic, Yakuza 4 e 5, ma anche Metal Gear Solid 4, 5 e Rising. Si tratta di titoli che verranno esclusi dal nuovo catalogo oppure saranno rinnovati prima della loro scadenza. Sarebbe un po' un peccato partire con un passo indietro, non trovate? E ora che sappiamo che il prezzo del Plus non sarà di certo regalato, secondo me c'è bisogno che non si perda nulla per strada, soprattutto nell'offerta contenutistica. Voi cosa ne pensate? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera alle 22 per una nuova live sul sito Viola, altrimenti a domani, ovviamente, con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Sports, Michele Motion, ciao!
Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Sono emozionato.